Ciao a tutti, e anche se sono un pochino raffreddata e parlo col naso, benvenuti in un nuovissimo episodio di The Sims 4 Parenthood, perché ho troppa voglia di giocare e specialmente questo sarà un episodio molto molto speciale. Vabbè, come tutti del resto, andiamo a giocare. Kiss for you. L'ultima volta ci siamo lasciate che Chloe è rimasta a dormire per la seconda notte di fila a casa del papà Jay, quindi comunque è accanto a noi la nostra piccolina, e Gracie si ritrova da sola ed è diventata adulta festeggiando il compleanno proprio a casa del suo ex, perché era il desiderio della sua bambina e ovviamente lei ha la priorità su tutto. E come dire, lei aveva organizzato una serata da passare con Salim anche per cercare di unire di più l'amicizia tra Salim e la piccola, però come vi dicevo, lei ha insistito nel fare le cose a casa di Jay. E allora, visto che è il compleanno di Salim, tocca a lui diventare adulti, anche se lui non ce l'ha minimamente con Gracie perché è un uomo intelligente, comprensivo e capisce tutta la situazione. Lei comunque vuole, come dire, sdebitarsi, vuole passare questa giornata con lui. E quindi, appena fatto la torta di compleanno, c'è Jay! Mi annoio tenterebbe di passare un po' di tempo assieme. Socializziamo un po', oppure facciamo quello che vuoi tu. Vabbè, entra un attimo perché io sto cucinando, quindi accetto, però poi te ne devi andare perché poi mi devo preparare, quindi entra pure. E tanto la bambina, sì, in effetti sta a scuola, lui sta da solo. Ciao, dai, entra. Mi piace come si stanno mettendo le cose tra i due, perché con il fatto che l'ultima volta sempre si sono chiariti, hanno parlato e, come dire, lui gli ha detto che ha capito tutta la situazione e che non sta più lì cercando di corteggiarla, di rovinarle la vita, anche se è sempre il solito stalker. E quindi diciamo che si sono chiariti e perché no, tra i due potrebbe nascere, anzi potrebbe, come dire, fare una bella amicizia, potrebbe aumentare qui la barra dell'amicizia e ci sta tutto, mi piace questa cosa. Missy è ammalata. Oh, ti era mancata la gattina. E hai un pessimo tempismo, Missy, perché oggi non posso portarti dal veterinario. Mentre chiacchieri con lui, vediamo un po'. Per questa sera cuciniamo delle polpette all'italiana, così le fa provare questo menù particolare. E quindi niente ragazzi, come vedete Jay adesso cerca Gracie forse per raccontargli le sue ultime cose. Infatti vieni qui e chiacchiera con noi, chiediamogli come va. Vediamo un po', voglio fare conversazioni profonde perché lei comunque sa pure che Jay esce con le altre, sa che stava uscendo anche con la padrona di casa, cioè l'incorreggibile Jay, quindi insomma si stanno raccontando un po'. E Jay, mentre, gli sta chiedendo invece come va con Salim. E lei ovviamente gli risponde: guarda, tutto bene, e ecco, io oggi sto con lui perché è il suo compleanno e quindi staremo insieme. E Jay deve ammettere che fa: guarda, devo essere sincero, questo Salim ti ha fatto tanto bene perché ti vedo serena, ti vedo felice. Carino che continua ad accarezzare la gattina e mi fa piacere perché quel periodo buio in cui tu eri infelice, non sorridevi quasi più ed eri sempre in crisi, è stata tutta colpa mia. Mi prendo tutta la responsabilità. Bravo Jay, infatti, guardate la nuvoletta, gli ha fatto passare veramente 2 o 3 annetti molto brutti. E quindi grazie Jay, meno male che adesso l'hai capito.
Oh, mi piace questa cosa, ragazzi. Mi piace troppissimo. Le ha fatte normali. Ok, pulisci pure qui. E niente, sono fatte le 2:30. Quindi, veramente, grazie della visita. Però adesso, ecco, già si stanno di nuovo punzecchiando. Comunque, grazie della visita, Jay. Però adesso, veramente, lasciami preparare perché devo ancora fare tante cosette. Comunque, diciamo che la cenetta, anche se non voglio fare sul tardi, voglio fare tipo un pranzo. È pronta, la torta è pronta, manca lei da prepararsi. Quindi digli pure di andare via. Anche perché sono le 3, Chloe sta tornando da scuola, quindi devi assolutamente andare. Dai, su, velocizziamo. Ok, sì, infatti vado e... A presto, vado dalla piccola. Sì, bravo, vai. Ciao. Il bucato già fatto, aggiungilo nell'asciugatrice. Ecco cosa mi sono dimenticata di togliere. Il vasino in questa casa. Ok. Poi ti lavi i denti, asciughi il bucato e qui in camera da letto ha la musica accesa. Sul romantico per darsi la carica, infatti lei viene qui e fa scegli abito, dopodiché si truccherà e facciamo andiamo su neri grigi perché voglio metterle un eyeliner, facciamo questo, eyeliner nero e labbra coralline. Ok. Come abito quotidiano, questo glielo lascio ancora un po'. Gli cambio questo perché ormai, come dire, fa caldo. Togliamo gli accessori e le scarpe. Voglio andare sugli abitini, questi qua interi, e metterne uno comunque sia estivo, che però va bene anche di sera. Di sera perché adesso noi staremo a casa, però poi... la puntata andrà avanti con un altro lotto speciale. E io avevo pensato a questo, perché l'abitino estivo, però questo cardigan di cotone fa al caso nostro. Voglio mettergli questo color acquamarina che su di lei sta benissimo. L'orologio, che questo, ragazzi, è il mio preferito in assoluto. Eccolo qui. E le scarpe ho pensato a questi qui con il tacco, guardate, sempre color cuoio come l'orologio. Bellissima, il trucco non lo tocco perché adesso appunto la faccio truccare, ma la collanina le voglio mettere questa, e bianca, bianca come gli orecchini. Ok, e son di musica romantica, si prepara. Si trucca, pensa a lui, l'uomo che ha letteralmente cambiato e migliorato la sua vita. E un po' va anche a Chloe pensiero, perché spera davvero, davvero che si leghi un pochino di più a Salim. È ovvio che non potrà mai prendere il posto di suo padre, però che almeno abbiano un bel rapporto, quello sì. Comunque, ragazzi, io confermo che la postazione del trucco. Oh, hanno risolto il bug! Perché adesso ha le labbra coralline e ha l'eyeliner. Se vi ricordate, ultimamente non mettevano il rossetto. Oh, sono felicissima. Vieni qua, fatti vedere. Ragazzi, ci sta benissimo questo colore. Sei bellissima. Ok, puoi far venire il tuo amore. Invita nel lotto attuale. Spegniamo la musica di qua. E di qua io non l'ho messa la musica. Mettiamola. Ecco, magari se avete scaricato poi voi l'appartamento, se manca qualcosa, ovviamente fate voi le vostre aggiunte, così come gli elettrodomestici. Io ho lasciato questi qua di pessima qualità per i soldi che scarseggiano. Allora, metto sempre questi in modo che così non occupo spazio sui mobili. Allora, accendiamo sempre la romantica perché ci sta bene. Poi mixiamo una bella sorsatia di agrumi.
Apri e iniziamo a mangiare. Eccolo! Poggiamole qui. Non ho apparecchiato, però prima lui si è messo a ballare, ragazzi. Prima dagli un bel bacio. Tanti tanti auguri, amore mio. Finalmente insieme io e te. Sì, lo so. Ah, finalmente. Ok, allora apparecchiamo da festa. Vai con il giallo, vai, un colore solare. Bellissimo. Mettiamoci la bevanda qui, vediamo se poi se la beve. E chiama a tavola. Guardate come è soddisfatta lei. Dai, mangiamo il che poi, tra virgolette, per gli americani è perfetto, che sono 5 e mezza, quasi le 18, quindi è perfetto. Bevi anche qui gli agrumi. Salim, questo è tuo, goditelo. E godiamoci la tranquillità della casa. Sembra brutto perché non c'è Chloe e in effetti si sente il vuoto, però era anche tanto che loro non avevano un momento così romantico da soli loro due. È vero? E complimentati per l'abito, sei troppo bello, esprimi affetto. Oh, tu sei molto bella, davvero? Oh, grazie. Ok, vediamo se esce qualche altro capriccio. Tutti quanti, ragazzi, non vedete l'ora che questi due si sposino. Ho letto i commenti negli ultimi video e non vedete l'ora. Vuole essere divertente, ma no, non abbiate paura. Tutto a suo tempo. Vai, aneddoto divertente. Racconta una storia incredibile. Dopodiché prendiamo anche la torta. Apri, mettiamo qui e aggiungiamo le candeline. Ok. Ma ti sono piaciute queste polpette? E penso proprio di sì, perché se le divorate. Guardate come la guarda. Oh, ci segue. Vieni, vieni. Vieni qui. Rallegralo. Intanto questo lo metto in frigo. Ragazzi, guardate, lui ha voglia proprio di ballare, di scatenarsi in pista. Vai, Gracie, scatenati anche tu. Guardatelo. Ma come sei brava. Grazie. Ok, dai, venite qui, sono fatte già le 7. Chiedi, cioè fai passare di età un sim, ovvero Salim. Vieni qui, Gracie. Grazie. Ci stava ripulendo i piatti. Grazie, sei troppo gentile, ma vi aiuto anche io. Ecco, ragazzi, sta soffiando. Tanti auguri, Salim. No, ma state vedendo il viso di quest'uomo? Cioè, sei bellissimo, Sali. Ed è adulto anche lui. Ottimo, ottimo. E in pratica adesso gli dice: aspettate, voglio andare sull'amichevole e gli dice: scattiamoci una foto insieme per ricordarci di questo momento. E lui già va in camera da letto. Sali, vieni qui. Che non possiamo fare queste cose, su. Ok, perfetto. E lui però in questo momento la ferma e dice: ma aspetta, non scattiamoci la foto qui perché ho un'altra idea. Si sono fatte le 9 perché il viaggio è stato lunghetto e guardate dove siamo. Salim ha preso la barchetta e ha portato Gracie a Faro, qui. Di Brindleton Bay, ma che bello! L'ultima volta ci sono stati quando, insomma, si sono veramente detti il ti amo, si sono baciati e
tutto. E diciamo che Sally voleva organizzare questa seratina così particolare e romantica dal compleanno di Gracie, perché lei gli disse che non era mai stata proprio qui al faro e lui è qui che vuole portarla. Ovviamente per comodità io mi sono messa a Gracie nell'unità familiare di Salim, in modo che adesso posso gestirla e posso comandarli, perché altrimenti facevamo mezzanotte anziché le 21. Quindi Salim mi fa: ok, dai, seguimi che ti mostro il faro, il posto più bello di Brindleton Bay. Guardate lei come corre avanti! Corre avanti perché appunto è emozionata, è entusiasta, cioè non vedeva l'ora. Andiamo, andiamo, andiamo. Eccoci qui, cioè lei è proprio corsa su. Allora, ti piace? Si sono anche incastrati. Sali, mettiti qua, tanto spazio. Cioè, lui qui voleva farsi fare una foto con Gracie. Proprio qui, allora, vediamo un po' se riusciamo con dietro il panorama. Devo prendere il cellulare, scatto una foto con Salim. Sì, ok. Guardate che, cioè, non è che si nota tanto, però comunque l'orizzonte, gli alberi qui, il corrimano, cioè, poi loro sanno dove sono e questo è l'importante. Facciamola un po' più luminosa e questa foto ricorderà questo giorno perché come vi dicevo lui ce l'aveva in mente dal compleanno di lei. Lei si sta guardando in giro, si sta godendo il momento perché tra l'atmosfera, la luna, la luce, guardate poi il tramonto, wow ragazzi, che meraviglia! E lui poi che la guarda così e pensa non si aspetta minimamente quello che sto per fare. Quindi prendiamo Salim e ragazzi ci siamo perché lui adesso le proporrà le nozze. Però aspettate, in questo caso le propone sì le nozze, ma non è che noi poi domani ci sposiamo, stiamo ufficializzando il fidanzamento, cioè molto spesso quando si dà l'anello è per dire siamo pronti al matrimonio, quindi sì, organizziamolo, ma non deve essere immediato, anche perché appunto qui mi sto prendendo tutto con calma perché c'è anche una bambina di mezzo, soltanto per questo e per dare un po' più di anche realisticità alla storia. Vista dal faro, il panorama mozzafiato che si gode dal faro di Bridgerton ha sollevato il morale, di Salim. Ma che bello! Allora, Gracie, io voglio farti questa proposta. Sei serio? Cioè, ragazzi, la proposta più dolce, più dolce. Fatemi vedere lui. Oh, sì. Ti voglio, Gracie. Cioè, ti ho voluta dal primo momento che sei entrata in libreria. Ma che bello, oddio. No, vabbè, ragazzi, sono super felice. Guardate che meraviglia, che panorama. E loro si sono fidanzati ufficialmente. Ok, vai, baciatela Salim. E ovviamente, io direi proprio di approfittare di questo faro. Salim, che ne dici? Entrate e mi raccomando, tanto non c'è nessuno, loro sono da soli, non hanno orari, sono liberi. Infatti poi lei dopo andrà a dormire proprio da lui, perché comunque la bambina sta ancora da Jay, però l'indomani tornerà a casa, basta, si torna dalla mamma. Guardate qui, guardate qui. E là là, e che cos'è? Fuochi d'artificio, ehi! Salim, guardate qui, soddisfazione piacevole, è stato memorabile. E poi vabbè, il fidanzamento ufficiale. Meraviglioso. Potete tornarvene a casa. Andate.
Ragazzi, era una vita che io volevo fare questo, ma soprattutto volevo proprio farlo fare da Salim, perché lo trovo perfetto per loro due. Il mattino dopo, Chloe è arrivata un po' prima qui dalla mamma, prima di andare a scuola, in modo che facesse i compiti e perché comunque voleva darle il buongiorno, voleva abbracciarla. Perché sì, ok, sta bene con il papà. E ragazzi, ha anche disegnato il gattino. Il gattino, ragazzi, è proprio fissata con i gatti. È vero, stare bene col papà si diverte e tutto, ma la sua mamma è la sua mamma. Quindi, poi lei è molto contenta che ha fatto i compiti, perché ultimamente stava facendo la furbetta e da quando stava col padre, insomma, non li aveva fatti. Quindi, bravissima. E poi qui lei sopra il letto ha messo Jay e la mamma, quindi papà e la mamma, e qui la foto con i suoi amici, i suoi migliori amici. Quindi lei sta andando a scuola, Gracie è molto felice, cioè non può credere a come il tutto sembra stia andando per il verso giusto. Perché sì, ormai sembra che veramente vada tutto in maniera perfetta. Non ha ancora detto alla bambina della sorpresa che gli ha fatto Salim, magari glielo dirà quando torna da scuola, anche per vedere come reagisce e tutto. Ma cos'è qui? Oh, la doccia! Vabbè, al momento non ci pensiamo. Comunque, fai colazione con lo yogurt e oggi lei è in vacanza da lavoro. È in vacanza, quindi io ne approfitto per andare magari giù un po' in città e a fare delle interviste. Quindi vai, mangia veloce veloce così scendiamo. La gattina sta male, ma poi fuori registrazione la porterò al veterinario, perché non è che ogni puntata poi vediamo il veterinario. Quindi Missy, resisti. E resisti, non ti preoccupare. Anzi, chiamati il tecnico della riparazione e scendiamo giù. Allora, chi abbiamo qui? Abbiamo dei personaggi molto interessanti. Lui non possiamo fargli l'intervista, però loro sì. Allora, vieni qua, presentazione allegra. Sì, tra poco arriverà anche il tecnico. E partiamo subitissimo con le interviste. Intervista per un articolo. Poi, anche tu, vai, più ne faccio meglio è. Anche lei qui al chioschetto. Abbiamo scoperto di Anaya che è buffa con l'articolo. Dai, dai, venite. Ok, anche lei interessante. Presentazione allegra. Lei ha già fatto, grazie mille, 106, mamma mia. Ok, intervista per un articolo. Jasminder! Mamma mia, ragazzi, com'è ingrassata Jasminder! Ma che cosa è successo? Mamma mia, eri bellissima! Vabbè, sei sempre bellissima, però secondo me questo matrimonio non è che stia andando proprio tanto bene. Lei anche, interessante presentazione. Quindi, ragazzi, io vi faccio queste interviste e poi la metto a scrivere al computer. Marley che ci manda l'SMS, ho saputo che siete fidanzati ufficialmente, congratulazioni, sono così felice per te, Salim. Anch'io sono troppo felice che anche gli amici l'hanno accolto bene in questo gruppo, lo fanno sentire a suo agio. Come vi ripeto, manca soltanto un altro scoglio da superare ed è quello proprio di Chloe, di dirlo alla bambina e vedere come, insomma, accetta questa cosa. Ok, ha scritto un articolo, vai a scrivere un altro. Ho sia intervistato moglie e marito, anche Arun. Lei ci ha dato 199 simoleon. Ah, ottimo, così guadagno qualche soldino e paghiamo anche l'affitto. Dopodiché, visto che sta arrivando Chloe, io inviterei qui anche Salim in modo che ci mangiamo la torta cioccolata con Chloe del compleanno di Salim e le diciamo tutto. Ok, bene, scrive e lo chiama al telefono. Chloe ha lavorato sodo e ora è una studentessa delle elementari da 8. Ottimo lavoro. Salim sta per arrivare. Tu vieni qui. Anzi, non vieni qui.
Lei vede già che c'è Salim qui. E fa però. Salim viene spesso dalla mamma. Comunque, fagli una faccia buffa e entusiasmati per i gatti, insomma, chiacchierano tranquillamente. Lei ha finito di scrivere un altro articolo. 1.400, perché? Ah, perché lei ha anche guadagnato dal suo lavoro. Sì, Marley, grazie, ce l'hai già detto, come sei carino. E allora, paga. Dov'è paga l'affitto? Allora, lei sta andando a prendere la posta. Io qui posiziono la torta. Ottimo, vediamo un po'. Hai preso tutto? Paga l'affitto. Ah! Si è pagato da solo l'affitto? Non lo so. Comunque sono arrivati dei giochi. E penso proprio che siano per Chloe. Allora facciamo finta che questi giochi li aveva spediti Salim al suo compleanno. Ok, e sono arrivati un po' in ritardo per posta. Comunque, chiamiamo a tavola, mangiamoci questa torta e iniziamo a dirglielo. Rivela un segreto recondito. Ecco, vediamo un po'. Mamma mia, ve la sei divorata la torta. Comunque vai, Gracie, diglielo. Piccolina mia, penso che tu hai capito. Ma quanto è gentile il perché Salim è sempre qui con noi. È molto legato a te. Si prende cura di me. Insomma, io e Salim siamo fidanzati ufficialmente. Oddio, ragazzi, Chloe non so se l'ha presa bene o male, non è che capisce tanto. E allora ci penso io, e in pratica perfido inizia a disputare, no, disputare no. Ecco, gli scappa una parola proibita, ma dice: ma no, ma come? Gracie non ci può credere della parola e fa: Chloe, ma sono cose che non si dicono. Però Chloe non ce la fa, dice: no, mamma. Lei con calma fa: chiedi di evitare la perfidia. Fa: Chloe, non mi sembra però il caso di reagire in questo modo. Cioè, già per me è difficile dirti una cosa del genere perché sei una bambina. Però lei proprio non ce la fa, ragazzi. Fa: mamma, cioè io voglio che tu ritorni con il papà. Si scusa, ma se ne va in cameretta. E fai un pisolino, in questo caso lei si metterà nel letto e piange. E piange perché non accetta questa situazione. Vai, tu ripulisci il tutto. Salim, ragazzi, un po' imbarazzato, aveva lasciato da sole le due donne, e vieni qua e lo abbracci. Dici: Salim, non farci caso, cioè l'abbiamo detto in effetti che è una bambina e che non sarebbe stato affatto facile. E infatti Salim non è che si preoccupa tanto per questo, è per carità, però non sa come aiutarla, non sa come gestire questa situazione perché lui in effetti non ha figli e non è per niente facile. Guardate, Gracie, ma allora non è per niente facile. Ok, e allora niente, e lei deve andare anche in bagno. Vieni qua, così chiudiamo la puntata. Ragazzi, ragazzi, sì. Sorpresa, perché insomma al faro io non ho fatto fichi fichi, ma ho fatto cerca di fare un figlio. Ecco, e se veramente Gracie è rimasta incinta, non oso immaginare veramente Chloe cosa penserà e come si comporterà, perché già così non è che l'ha presa tanto bene. Perché comunque Chloe ha ancora una cosa da fare. Lei ancora non si arrende per quanto riguarda la mamma e il padre. E adesso più che mai, sapendo che Gracie ha proprio detto: vedi che io e Salim ci siamo fidanzati.
Io non ho visto nessun malore. Vediamo un po' che succede. Non è incinta. Sarà forse per la prossima volta. Oh. Oddio, ragazzi, è tristissima. A volte allargare una famiglia può essere più difficile di quanto si pensasse. Io adesso non gestisco Salim, ma non può darle un abbraccio confortante. Oh, ragazzi, però lui da solo, perché io a lei gli ho detto stringilo, lui da solo è venuto e gli ha dato un bacio sulla guancia, come se avesse capito che qualcosa è andato storto, qualcosa è successo. Povera. Allora, io dentro di me, quando ho provato questa cosa, ho pensato: se resta incinta, ok, va bene, avremo un figlio da Salim. Però, se non resta incinta, lo chiedo anche a voi. È un segno del destino? Cioè, non lo facciamo un altro bambino con Salim? Ecco, vi aspetto sotto nei commenti. Io vi lascio così. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ci rivediamo nei prossimi. Tanti mi piace e commentini. Ciao! Oh.